Appena vedrà ferro si renderà conto che è un perfetto idiota. Potrebbe essere un idiota importante. Sì, sì, importante per ora lo è. Da quando suo zio è in prigione tocca a lui mandare avanti una piccola azienda fondata su 100 milioni di dollari. Io non aspetto mai. Eccolo. Le ho già detto che non sono abituato ad aspettare. Si calmi, la prego, messie. Dov'è Sally? Dov'è? È al sicuro. Buongiorno, signor Farro. No, no. Prego. Il signor Ferro. Non le do la mano, perché mi sono informato bene e so che lei rifiuta di stringere la mano a chi che sia. Oh, io rispetto le manie, i pallini, gli usi e i costumi di tutti. Quando si dirige una grande industria, si sa quanto sia necessario rispettare i pallini degli altri. Un mercato è un insieme di richieste, di desideri, di pretese giuste e ingiuste. Un mercato è il coltello dalla parte del manico, ma questo non vuol dire che Sally faccia bene. Sally non è un mercato che possa imporsi a qualcuno. E non ad uno come me. Oh, io glielo dico subito, sa, glielo dico in faccia, che un pallone, anche come sonda, oggi non vale nulla. Mi consideri un inesperto di allegorie e venga al sodo. Sally sta sbagliando tutto. Quella storia di Calmus e Anna. Ma via, è pazza, pazza, pazza. O è gelosa. Posso fumare? No. Vuol salvare suo padre. Bene, anch'io voglio salvarlo. Ma i fatti sono fatti. Chi può cambiarli? La riunione al club l'ha organizzata mio zio. Mio zio ha portato la cioccolata a Geraint e la tazza l'ha lavata lui. Allora, secondo lei, suo zio è colpevole? Ma nemmeno per sogno. Io parlavo dei fatti in quanto accertati dalla polizia, ovvero da un complesso organismo di specializzati che non può essere smentito da un uomo solo. Ma se lo immagina lei un telaio di provincia che si mettesse contro di me, io lo schiaccio. E anche se avesse un buon disegno da proporre al mercato, io gli porto via il disegno. La sera del delitto lei giocava? No. No, io portavo le mosse da un tavolo all'altro. Insomma, facevo il messaggero. Gioco troppo male io. Anzi, gioco soltanto per far piacere allo zio Matthew. Lo vide bene quando portò la cioccolata? Ah, certo, l'ho aiutato, perché non ce la faceva a mettere giù il vassoio. Bricco, tazzina, piattino, cucchiaino, salviette. Chi versò la cioccolata? Io? Lo zio Matt andò a studiare la sua partita. Potrebbe aver messo l'arsenico nella cioccolata in cucina sotto gli occhi del cuoco, del cameriere? No. Sulla scaletta so che è ripida, malagevole. No. E lei, signor Ferro, afferma che suo zio non riusciva a destreggiarsi da solo con il vassoio. Posso giurarlo al processo. Potrebbe giurare che anche gli altri, Erks, Calmus, Hausmann, non abbiano avuto l'opportunità. Sotto gli occhi di Geraint? E Geraint studiava la scacchiera, i suoi occhi non vedevano altro. Ah, ma allora anch'io. Lei non lo dice, ma pensa che anch'io avrei potuto... No. Scusi, ma che differenza c'è tra me e gli altri? Lei non gioca a scacchi. L'autore del delitto è un esperto di mosse e contromosse. La sua è un'altra specialità. Ah. Yerkes. Calmus. Oh, Hausmann, no. No, non ci crederò mai. Continui lei, Goodwin. Il cameriere e il cuoco come li giudica? Fuori causa. Perché? Se avessero avuto un movente per uccidere Geraint, la polizia lo avrebbe scoperto. Non fa una grinza. Suicidio? No, no, la polizia lo esclude. Lei ha una grande opinione della polizia. Suo zio no, perché suo zio. Gli altri nemmeno, perché lei non ci crede. Suicidio nemmeno, perché non ci crede la polizia. Geraint è vivo. Che razza di discorso. Vorrei vedere Sally. Prego. Permesso? Signore, ma come fa? Ripugna anche a me, Fritz. Ma Wolfe dice che bisogna rendersi conto di come la ragazza si comporta tu per tu con i parenti. No, dicevo, monsieur, come fa a prendere il latte qui? C'è così poco confort. No. Eppure me la cavo benissimo, ti giuro. Non ci credo. Ma anche se ci sai fare è lo stesso. Hai mai contato qualcosa tu nella ditta? No. E non illuderti. Se l'erede è la mamma, tu non conti per niente. Il padrone sarà Calmus. E non occorre che si sposi, non resterà suo consigliere. E tu farai la parte dello stupido, come sempre. Ecco la prova che sei matta.
Io la parte dello stupido. Quello non sarà neanche capace di aprire la porta, va a vedere, Fritz. Ci hai messo mezzo limone nel latte. Crede che verranno anche gli altri, monsieur? Oh, l'assassino verrà di sicuro. Non vorrà certo segnalarsi rifiutando l'invito di Sally. Psicologia elementare, Fritz. Ma poiché l'assassino non è certo meno intelligente di lei, potrebbe non venire, contando proprio sulla sua psicologia elementare, signor Goodwin. Charles Yerkes, puntualissimo, un vero dirigente, pronto di riflessi sempre sul chi vive. Sarò sincero, anche se con tutto il rispetto che lei merita. Non credo, signor Wolf, che lei possa fare per Blount molto più di Calmus. Ah, Sally, sia ben chiaro una cosa. Risponderò al signor Wolf, ma questo non significa che mi metto contro i tuoi genitori. Hai una testa e vuoi adoperarla a vantaggio di tuo padre. Io ti aiuterò per quanto posso, ma fino al limite plausibile della correttezza che i tuoi si aspettano da me. La domanda che verrà posta a lei è la medesima che sarà posta a tutti gli altri messaggeri, signor Yerkes. Nessuno conosceva Geren, nessuno ce l'aveva con Geren. Ma se lei, poniamo, voleva togliere di mezzo Blount, non crede che il mezzo migliore sarebbe stato? Lei vorrebbe sapere se Hausmann, Farrow o Calmus odiano segretamente Blount. Non posso escludere nemmeno lei. Il procuratore distrettuale conosce questa sua ipotesi? Il procuratore distrettuale è convinto di avere già in mano l'assassino. Ma se la polizia non scatena decine d'agenti a fiutare una pista così ghiotta, non significa che gli altri messaggeri saranno al sicuro. Io ho 4 uomini validissimi e posso averne ancora. Sono amico di molti giornalisti, frugherò nei loro archivi. Se c'è una vecchia ruggine, se ci sono vecchi torti, offese, motivi di vendetta, io li scoverò. So benissimo che cosa sta minacciando. Sono il vicepresidente di una banca molto importante. E non ho niente da guadagnare a che mi si metta in piazza in qualche modo. Potrei dirle quanto perché questo non avvenga, ma ho troppa stima di lei. E se voglio la sua discrezione, so di doverle offrire la verità. Quella che riguarda me, naturalmente. Ed a me piace restituire le cortesie. Non è facile per un galantuomo dover riconoscere di poter essere sospettato come un volgare delinquente. Bene, le cose stanno così. Fra poco sarà eletto il nuovo presidente della banca. La maggioranza è per me. Contro di me c'è una forte minoranza, capeggiata da Blount. Oh, intendiamoci, Blount, me l'ha detto lui stesso, non mi osteggia per altre ragioni se non quella di dovere riconoscenza al suo candidato. Così va il nostro mondo, certi conti si pagano a scadenze fisse. Ora, date le circostanze, Blount non ci sarà. Quindi la mia vittoria è quasi certa. Sì, lo so. Noi dell'alta finanza abbiamo fama di essere degli uomini senza scrupoli. Forse lo siamo, ma non fino al punto di far fuori 2 persone per giungere a una presidenza. Forse non sarebbe la prima volta. Signor Wolf, lei volendo potrebbe danneggiarmi gravemente. Sei in buone mani, Sally. Hausmann, Farrow, Calmus. Quali motivi possono avere per odiare fino a questo punto Blount? Conosce la signora Blount? Sì. Ritiene che sia donna da suscitare passioni sfrenate? Certo, certo è una donna straordinaria. Oh, tua madre, Sally, non è donna che dia speranze a nessuno. Lo so per esperienza. Io sono pronto a fare qualunque cosa per Sally. Come medico mi sento responsabile di averla portata alla luce. Lei si crede un ottimo giocatore di scacchi? Beh, gli scacchi non consentono illusioni. O si sa o non si sa giocare. E al mio circolo è difficile che perda una partita. Infatti ho saputo che contavano su di lei contro Geren. Gli altri dovevano solo far confusione, frastornare quel povero ragazzo. Sì, però l'idea non fu mia, fu di Blount. Sono certo che avrebbe dato qualunque cosa perché Geren perdesse la scommessa di batterci tutti. Quando ci riunimmo la sera prima, pareva come un bambino preso dalla frenesia di divertirsi. Studiò, spiegò,
Ricordo che sostenne che dovevamo cominciare le partite con mosse prima giuste, poi sbagliate, difficili, pazze. Voleva far scoppiare la testa a Gerain. Lei sarebbe pronto a testimoniare sulla puerilità sostanziale di quell'atteggiamento di Blount? Ma certamente. Lei è un medico. Capisce cosa vorrebbe dire per un buon avvocato avere lei come appoggio? Se parlasse della giocondità, della ingenuità di Blount in quell'occasione? Non avrei il minimo dubbio. Era proprio il suo stato d'animo. Purtroppo, a quanto ne so, lei è stato interrogato su tutt'altro argomento. Purtroppo ho dovuto confermare. C'erano altri testimoni. Che cosa disse esattamente? No, la prego. Oh, la signorina ha molta forza d'animo. E per di più è convinta che suo padre è innocente. Fu all'ospedale, con la presenza di un medico e di un infermiere. Gerain disse: dov'è Blount? È stato lui. È stato quel farabutto di Blount. Ma si può sempre sostenere che delirava. Wolf è convinto che le donne non mi resistano. Scusi, esiste. Dicevo, Wolf è convinto che le donne non mi resistano. Sbaglia. Non è vero, perché lei è venuta all'appuntamento. A venire è stato lei, vengo sempre qui a far colazione. Di che cosa ha bisogno questa volta? Di un caffè. Grazie. Ah. E grazie anche per non aver detto niente alla polizia. Se magari un'altra avrebbe potuto telefonare alla polizia che un investigatore privato si era fatto dare quegli appunti. Chi le dice che non l'abbia fatto? No, se l'avesse fatta a quest'ora io sarei ancora in mano ai poliziotti. Vorrebbero capire perché mi servono. Loro hanno cose importanti. Ma per loro è importante semplicemente tormentare il prossimo. D'altra parte, devono guadagnare la loro paga. Però mi ascolti bene. Quegli appunti non sono stati sottratti. La polizia li può leggere quando vuole. Sono lì anche per loro. Io sono curiosa e devo imparare a fare la poliziotta. Insomma, sono importanti o no? Non lo so, non glielo giuro. Vede, io dipendo da una specie di mostro che ha addosso non soltanto 100 kg in più di ogni mortale, ma anche 100 cervelli, 100 occhi. Io sono simpatico, intelligente, sensibile alla grazia femminile, però ho un cervello solo e due occhi. Magari ho un cuore e lui no. Se vuol parlarmi seriamente, lo ascolto. Se no... Oh, sì, ho capito. Dei nostri rapporti a lei interessa soltanto l'aspetto poliziesco. Però io insisto. Facciamo un passo, eh? Quando questa indagine sarà terminata con l'immancabile trionfo della nostra ditta, io le chiederò un appuntamento senza sfondo poliziesco. Verrà. Prima deve risolvere il caso, deve vincere. Allora mi aiuti? Se mi parla giusto. Vede, lui, il mostro, Nero Wolf, e non mi domandi perché lo ignoro. Le offro un congruo compenso perché lei trascrive e mi consegna almeno 5 partite giocate negli ultimi tempi dai seguenti giocatori. Ecco, i nomi sono qua su questo foglietto. Dunque, Jerkes, Hauptmann, Farro e Avery. Ma quali partite? Anteriori al delitto.
di quelle che troverà trascritte in archivio a caso. Cosa vorrà farsi? Ma forse Wolf ha deciso che è venuta l'ora di darmi moglie. E allora stabilisce dei contatti, ci prova. Io non cedo ai ricatti. Lo sai che tu e i tuoi ispiratori rischiate una causa per diffamazione. La lettera è stata dettata da me. Non parli di ricatti. Noi l'abbiamo costretta a concederci solo pochi minuti. L'abbiamo invitato qui a parlare con la figlia del suo cliente di un fatto nuovo. Lei chiama fatto un'ipotesi? So già tutto da Yorks. Mi ha telefonato impressionatissimo. Avvocato Calmus, lei resta l'indiziato numero uno, ma se accerterò che gli altri hanno motivi d'odio contro Blount e lei Calmus lo sapeva... Una sola cosa non capisco. Io sono certo dell'innocenza di Matthew Blount, ma sono fatti che conosco solamente io. Lei, Wolf, perché ne è altrettanto sicuro? Visto che non collaboriamo, non sono tenuto a dirglielo. Oggi vedrò Matt. Cosa vuoi che gli dica? Se suggerisco a Matthew Blount di assumerla per certe indagini su un aspetto marginale della faccenda, e se Matthew accetta, naturalmente, lei sarebbe disposto a lavorare sotto la mia direzione? Io non accetto mai limitazioni e non indago mai ai margini di alcunché. E allora, come potremmo accordarci? Vorrei prima il consenso della signorina, secondo un incarico scritto del signor Blount. Ma comincio a mettere in guardia la signorina contro questo suo improvviso voltafaccia. No, non è un voltafaccia. A lei avevo pensato subito, anche prima. E se sono qui, non è certo perché mi abbia fatto paura la sua lettera. Oggi vedrò tuo padre. Vorrei potergli dire che sei tornata a casa, dalla mamma. Non voglio che pensi di avere una figlia isterica. Gli crede! Gli crede! E lei? Lei crede a quel... Gli crede! Sì, quando dice che è un'isterica. Lei non deve lavorare per Calmus. Si metta a sedere. Calmus non mi ha convinto. Dobbiamo arrivare a suo padre dell'unica via. Calmus è vedovo? Da 10 anni. Vive solo? Ha una donna a mezzo servizio e gli prepara la colazione. È l'unico pasto che fa in casa. Ha una chiave del suo appartamento? Chi? Io? A parte il fatto che se ne vedono di peggio, una chiave ci sarebbe preziosa. Trovi Panzer, Carter e Darkin e li faccia venire qui tra un'ora al massimo. Sì, signore. Una signorina da parte del signor Goodwin. Va bene, Fritz, l'hai fatta accomodare? No, le ho detto che lei non c'era. Monsieur Wolf mi aveva scritto su questo foglietto i nomi delle persone per le quali eravate in casa. Non c'è nessuna Mary, signore. Penso che la signorina Blount desideri riposare. Fritz, l'accompagni nella sua stanza. Era la ragazza del Gambit. Queste saranno le partite. Le aveva trascritte per me. Bel ringraziamento che ho avuto. Maleducato com'è, pensa che la signorina desidererebbe tanto rivederla? Beh, ma dico, lo spende così il suo denaro lei? Serve questo, soltanto questo. Nuovo tipo di beneficenza. Voglio capire un giocatore, mi documento su 4. Se la ragazza parla, nessuno capirà chi mi interessa.
cos'è questa farsa? Dobbiamo ancora aspettare molto? Monsieur, oggi è l'anniversario del mio arrivo a New York e io mi sono permesso di preparare una sorpresina per festeggiare l'avvenimento. Se vuol favorire. Prego. Complimenti. No, monsieur, io sapevo che oggi dovevate lavorare sulla pianta di New York e allora... Ma che pensiero, che arte, veramente stupenda. Bene. Ah. Dunque, il delitto è del 30 gennaio. Può darsi che Calmus però qualche giorno prima si sia procurato arsenico. Dividiamo la città in settori? Metta giù il coltello, lei. Metà a lei, Darkin, e metà a Carter. Posso scegliere? Conosco molto bene questa parte della città. D'accordo. D'accordo? Oh, per me fa lo stesso, io prendo questo marzapane. Mm. Il signor Panzer coordinerà il vostro lavoro e lo sottoporrà allo studio del signor Goodwin. Chiunque trovi la fonte dell'arsenico paga doppia per tutti. Quanto tempo abbiamo? Ah, poco. Mm. Poco. Pochissimo. Ma voi conoscete il mestiere e siete agevolati dal fatto che la signorina Blount sa tutto sull'avvocato Calmus. Vi dirà lei quali sono le sue abitudini, le amiche se ne ha, i luoghi che frequenta, insomma tutto e così via. Ecco, signorina, le dispiace di passare nella stanza accanto con i signori? È tempo perso. Perso il tempo che mi fa perdere lei! Oh, non occupatevi della casa di Calmus, la perquisirà stasera Archie guidato dalla signorina. No, lasci stare, Goodwin, della libertà me ne occupo io. Vada. Se il signore permette, vorrei fare una foto ricordo. Certo. Autoscatto. Oui, monsieur. Ah, bene, Fritz. Bene. Basta, non la faccio. Questo palazzo quindi ci sono 1850 porte assolutamente identiche per altrettanti appartamenti ugualmente identici. È allucinante, mi dia la chiave. Ma dov'è? Calma, Sam. Come va il cuore? L'ho in bocca. Attenta a non morderlo. Sì, una parola, quei denti che mi battono così. Che faccio, entro solo? Come fa a entrare? Vuole scassinare l'uscio. Se devo entrare? Sì, così la pescano e addio licenza. Gliel'ha detto uno? Sì. Ho fatto tanta fatica a farmi dare la chiave dalla cameriera e adesso l'ho persa così da stupida. No, me la stringa. Suoni. Ma sono sicura che non c'è. Passa sempre in portineria a ritirare il latte e la posta. Era tutto lì, ho guardato. Suoni due. E anche al bar di fronte l'hanno visto stasera. Però di solito rientra più tardi. Andiamo. Ma per fare una perquisizione fatta bene ci vuole un po' di tempo, eh?
Pronto, sono Archie. Mi aspettavo che telefonasse, mi è venuta un'idea. E ascolti prima la mia. Abbiamo sbagliato tutto. Calmus è innocente. Era innocente perché adesso è soltanto morto, stecchito, strangolato qua nel suo appartamento con il cordone di non so quale tenda. Adesso ascolti il mio programma e poi mi dica se approva. Mando subito a casa la ragazza con un taxi, a casa nostra naturalmente. Il nostro dottore le darà un sedativo e impedirà a chiunque, soprattutto a Kramer e compagni, di interrogarla. Approvato? Approvato. Chiamo subito la polizia. Posso dimostrare che siamo qua soltanto da 5 minuti. Mentre invece Calmus, a occhio e croce, sta dormendo da 2 o 3 ore. Approvato? Approvato. Alla polizia dirò che noi avevamo un appuntamento con Calmus. Calmus non è venuto, noi non siamo stati capaci di rintracciarlo, allora siamo venuti qua a cercarlo. Approvato? Un accidente. Dica che Calmus recalcitrava all'incontro, altrimenti non si spiega che voi... Ti capito tutto. Lui crede che gli altri siano incapaci di rifiniture. Bravo. Questo è stato trovato sul cadavere. Riguarda lei, ma lo tengo io. Leggo. Data 14 febbraio, a Nero Wolf. Il mio avvocato le dirà che ho bisogno di lei e dei suoi servigi professionali. Grazie, firmato Matthew Blount. Ha scritto? Tutto? Bene. Dunque, questa è l'assunzione. E giunge solamente ora. Si metta a sedere. No. E allora si sforzi di ragionare. Ieri sera, quando è stato trovato il cadavere, chi c'era con il signor Goodwin? Sally Blount. La chiami? La faccia venire qui. Io so che è qui, in casa sua. No. Bisognerebbe ottenere l'autorizzazione medica. Ma mi faccia il piacere. No, una ragazza così giovane, non abituata a vedersela con i cadaveri. Non è in condizioni, eccetera, eccetera. Lo so, ma il medico glielo mando io. Bene, la signorina Blount le ha dato l'incarico. Perché? Perché aveva un indizio. Dell'indizio lei si è giovato per fare venire Calmus in questa spelonca. Calmus, conosciuto l'indizio, ha voluto strafare e l'hanno ammazzato. Lei che ci contava perché in una certa misura l'uccisione di Calmus va tutta a beneficio del suo cliente, lei che cosa fa? Manda Goodwin e la ragazza da Calmus, certo che ci troveranno un cadavere. È duro, ma io ero convinto che l'assassino di Jerem fosse proprio lui, l'avvocato, altro che indizi segreti. Testimoni, Panzer, Carter e Darkin, tutta gente che non vorrà perdere la licenza. Li cerchi? Li interroghi? Io ho speso un mucchio di dollari perché provassero che Calmus si era procurato arsenico. Sarebbe la prima volta che confessa una magra. Beh, vede Kramer, noi siamo gente seria. Gente seria. Sally, non esageri, va bene, avrà sbagliato a giudicarlo, ma non l'ha mica ucciso lei. Adesso si mangia, eh? Poi dovrà andare da suo padre, a me non è concesso. Ci vuole una persona di famiglia. Pronto? Cosa ci fa lei con la signorina? L'infermiere. Nel mio studio c'è la madre della signorina Blount. Vuol parlare con sua figlia. E lei vuole fargliela vedere? È inevitabile. Ben inteso, non sarò presente. Verrà lì. C'è sua madre? Si faccia bella. La signora Blount. Scusa, mamma. Cara. Non voglio dire che avevo torto, ma mi dispiace per Calmus. Mamma, io non ho mai pensato che tu ricambiassi Dan. E sono venuta via di casa non per te, non contro di te. Volevo solo aiutare papà. E farei la stessa cosa per te. Ci deve essere un motivo perché lei sia sempre presente ai discorsi più intimi. C'è, signora, è questo maledetto mestiere che ci costringe a cogliere ogni più piccola sfumatura.
L'avvocato Calmus le ha detto quale indagine intendesse affidarmi? No, ma so che si tratta di una faccenda nota soltanto a lui e a mio marito. Faccia preparare un permesso per il signor Godwin. Andrà lui a parlare con suo marito. Ma come? In certe cose è molto meglio di me. È vero, mamma. Noi guardavamo a una direzione sbagliata, ma il movente potrebbe restare valido. Nessuno degli altri messaggeri è innamorato di lei? Oh, ma possibile che non sappiate vedere altro? Abbiamo visto lei. E non lo prenda per un complimento, io non faccio mai complimenti, è il clinico che parla. Lei è il movente classico. Sono tanti i moventi classici. Morton Ferrov, suo nipote, si è dimostrato molto compiaciuto di poter dirigere interinalmente l'industria di Blount. Aveva mai dato segni di impazienza? Ferro conosce benissimo i suoi limiti. Sì, può darsi che sia compiaciuto di sostituire Matt per qualche settimana, ma dopo verrà preso dal panico. Il panico è spesso motore di un delitto, assai difficilmente di due. E Hausman? Cosa ne pensa lei di Hausman? So che è il miglior amico di Matt ed è il padrino di Sally. Saprà anche che è matto. È venuto qui a farci delle proposte da folle. E il signor Yerkes? Mi creda, signor Wolf. Ho pensato molto a ciascuno di loro. Vuol diventare presidente della banca contro il voto di suo marito. Lo so. E lo sa anche mio marito. Credo che sia tempo di accertare che cosa sa suo marito. Non abbiamo perso tempo, ma ci siamo sempre trovati di fronte a un muro. Esattamente quella certa cosa che prima sapevate in due e che ora sa soltanto lei, signor Blount. Lei è vincolato al segreto professionale, vero? Certo. È così. Adesso io mi devo trovare un nuovo avvocato. Ma nemmeno lui potrà dire di che si tratta. È uno strano modo per impostare la propria difesa. Non si dovrà sapere mai. Ma che cosa sarà? Non sarà certo più grave dell'accusa di aver avvelenato Gérin? Ma sono stato io. Questo è il muro. La cosa nota soltanto a lei e a Calmus. Calmus era d'accordo, ma l'idea è stata mia di versare nella tazza di cioccolato qualcosa che mettesse fuori gioco Gérin. E si è servito dell'arsenico? No, non era arsenico, era un sedativo. Un sedativo forte. Io volevo soltanto intontire Gérin. Calmus ha procurato il sedativo, ma nella tazza ce l'ho versato io. Lei ha fatto tutto questo per vincere una partita? Sì. Ma io non penso di aver fatto una cosa grave nel mettere il sedativo. Non così grave, dico, come la ragione che mi ha spinto a farlo. Io sono sull'orlo della bancarotta, sa? Ho scommesso $1 milione in quella partita. A 12, capisci? Cioè dire, se vinceva ne guadagnava 12. Già. È la quotazione della schiappa. Non era una soluzione definitiva, ma mi permetteva almeno un attimo di respiro. Se non vincevo, però, tra poco salterò in aria, sa? E prima della sedia elettrica, dico. Lei aveva del rancore verso Gérin. Per Sally, dico. A lei non sembra credibile quello che le ho detto. Neanche a me. Adesso. Ma no, no. Sally ha la testa sulle spalle. Io dovevo vincere quella partita con qualunque mezzo. È sicuro che il sedativo che le ha fornito Calmus non fosse arsenico? Oh, sicurissimo. Dopo la tragedia, io ho fatto analizzare il residuo del flacone, sedativo, sonnifero blando. Ecco, ce ne volevano dei litri per avanzare un uomo. Chi l'ha analizzato? Il laboratorio Latreo. Può provarlo? Sì. Potrei, ma l'analisi scritta e la bottiglietta sono nel cassetto della mia scrivania. Se io tiro fuori questa storia, io sono un idiota, uno squallido baro, oltre che un fallito. Signor Blount,
Lei si rende conto che se ha detto la verità insistendo in questo suo silenzio rischia la sedia elettrica sotto accusa di omicidio. Meglio la sedia elettrica. A meno che Wolf non riesca a trovare il colpevole, il vero colpevole, senza mettere in piazza questa storia del sonnifero. È una questione di dignità. Anche lei pensa che il colpevole lo si debba ricercare fra i quattro messaggeri? Eh sì, in teoria, ma in pratica io non riesco a immaginare né chi né come. Calmus aveva dei sospetti? No, fino all'ultima visita. Poi è stato misterioso, strano. Se ne andò dicendomi, Matt, oggi intravedo una schiarita, ma bisogna che intervenga Wolf. Io gli domandai perché e mi rispose che avevo un'idea. Forse è buona, mi disse. Era buona, era buonissima. E se l'avesse comunicata subito a Wolf a quest'ora sarebbe ancora vivo. L'assassino di Jaren ha capito che Calmus stava per smascherarlo. Io sono un poco più avanti. Ho la prova psicologica della sua colpevolezza. Guardi bene. Ma lei sa che io non gioco a scacchi. Si fida della mia analisi. Per forza. Io ho studiato le altre partite di questo signore. Non è un fuoriclasse, ma neppure uno sciocco come parrebbe da questa. E siccome tutti volevano battere Jaren, non si può pensare a mancanza d'impegno. Le mosse che ha fatto fino a questo punto sono sgangherate, incredibili. Dico rispetto al suo livello medio. Questo era un uomo occupato in altri pensieri, si capisce? Stava in agguato, non per battere Jaren sulla scacchiera, ma per farlo fuori con l'arsenico. Capito? Credo di sì. Ho cominciato ad avere i primi sospetti da quando ho avuto la documentazione. A proposito, la ragazza dia il doppio. Ma non vedevo ancora la meccanica del delitto. Ora con la confessione di Blount è tutto chiaro. Non sarà facile provarlo. Ma proprio questa difficoltà illumina. Costui sapeva che le prove sono quasi irraggiungibili, ma temeva che Calmus potesse comunicare a qualcuno la sua intuizione. Poniamo la signora Blount. È un'ipotesi vaga, lo so. Calmus si era probabilmente servito di costui per consiglio circa il sonnifero da propinare a Jaren. Costui sa che Jaren avrà un malessere, lo sa, perché conosce gli effetti del sonnifero che ha consigliato e si reca al circolo fornito di arsenico QB. Quanto basta. Vede il seguito. Quando Calmus dà il primo segno che ha capito, si condanna a morte. Non vedo proprio come faremo a provarlo. Nemmeno io lo vedo. Ho bisogno di pensare. Venti minuti. Sta pensando da 20 minuti. Non aveva mai superato i 14. È pigrizia. Il numero della signora Palà. Gliela chiamo io? No, lei no. Lei è stato licenziato per scorrettezza professionale dopo l'incontro con Blount. Saul Panzer prenderà il suo posto. Presto, si svegli. Prenda accordi con la ragazza Blount. Deve metterla in condizione di recitare come un'attrice consumata. Perché siete venuti per la signora Blount, non per me. Io mi ritiro, rinuncio, o se preferite mi dimetto. Naturalmente le restituirò l'onorario, signorina Blount. Da suo padre non ho ricevuto anticipo. Non può, le dico che non può! Voglio Arci, dov'è? Maledizione, non mi interrompa e si metta a sedere. Come mi piacerebbe vederlo in faccia. Ci ho pensato, signore. Ho messo in funzione anche un'altra telecamera. La signorina Sally potrebbe forse avere successo. Monsieur è un artista. Boh, è solo un bugiardo nato. In tutta la mia carriera non c'è mai stato un momento così umiliante. E non intendo aggravarlo. Il signor Goodwin non c'è più.
proprio lui? Voglio sapere dove è andato. Dove è andato non lo so e non voglio saperlo. Sospettavo di Calmus. Questa non è una confessione umiliante. Si possono perdere le battaglie, ma si deve vincere la guerra. E io l'avrei vinta, per quanto mi riguarda. Ieri, 4 uomini sono stati incaricati di sorvegliare Calmus. 2 dovevano svolgere delle indagini, gli altri 2, il signor Panzer, che ora sostituisce Gudin, e Gudin medesimo, avevano l'ordine di sorvegliare in continuazione l'avvocato. L'ordine è stato eseguito fino alle ore. Che ore, signor Panzer? Le 5.39. Fu rilevato dal signor Goodwin con 9 minuti di ritardo. Dove? Dinanzi alla casa dell'avvocato Calmus. Com'era il vostro punto di osservazione? Eccellente. Come saprete, una vigilanza, un pedinamento valgono in quanto sono continuati, senza interruzioni. In caso contrario... Mi scusi, ma tu non mi avevi detto che... Cosa le dici, Fritz? Ti piace? La mia defunta signora Brenner aveva più fascino, signore. Ma tu non eri andata a casa di Calmus con Goodwin? Mi avevi detto di essere uscita alle 7. Ma non siamo andati insieme, o perlomeno non da qui. Avevamo l'appuntamento sul portone. Signor Wolf, dov'è Archie? Dopo aver rilevato il signor Panzer, Goodwin ha compiuto una grave mancanza. È andato, dice lui, a bere un bicchiere di latte col limone. Incredibile. È un degenerato di natura speciale. Gli prende il furore del latte, come ai drogati quello dello stupefacente. Ma questo non era in programma. È solo uno sfogo oratorio, monsieur. Ora potrà mettersi a fare il cowboy e appendersi ad una mucca. Perché, signori, se Goodwin avesse fatto il suo dovere, noi a quest'ora sapremo chi ha ucciso Calmus e Jerem. L'ora del delitto fu quella. Il signor Goodwin verrà radiato dal numero degli investigatori. Ve le do la mia parola. Di me ho già detto tutto. Per l'omicidio di Jerem so che è impossibile raggiungere le prove. Di quello di Calmus si occuperà la polizia. Tutto qui. Signor Panzer, restituisca l'assegno alla signorina. La somma esatta che ha avuto in anticipo. Signore, signori, di latte, Fritz. Voglio drogarmi. Parla? Sì, sono stato io a lasciarle un messaggio, devo vederla. No, non è prosa che si possa affidare ad un telefono. Sì, anch'io ho molto da fare. Fra l'altro dovrò cercarmi un posto, sono stato licenziato da Wolf. Ah, dispiace più a me, ma a dirle la verità me l'aspettavo perché, sa, io ho fatto un brutto scherzo a Wolf e lui è un tipo molto sensibile, vendicativo. Ma no, dovrebbe interessarla perché si dà il caso che io abbia raccontato a Wolf una bugia che la riguarda. Non capisce? Bene, mi spiegherò meglio. Vede, io ho raccontato a Wolf di aver abbandonato una certa sorveglianza e invece non mi sono mosso affatto. Così ho visto chi è entrato e uscito dalla casa di Calmus in un'ora, diciamo così, critica. La ripeto, ho visto e so chi è. E vorrei parlarne con lei, ho bisogno di un consiglio. Sa, purtroppo io non ho molta scelta. O mi aiuta lei o io dovrò ritornare da Wolf e le do per certo che mi assumerebbe di nuovo se lui bada al sodo. Sì? Ma dunque mi faccia pensare,
Nella 13ª strada c'è un ristorantino italiano, Piotti. Piotti. P come pericolo, I come indagine, O come omicidio. Piotti, esatto. Sì, si mangia bene, però è un po' caro. Perciò porti con $600,000. Pronto? Sì. Beh, adesso lei si concentra in posizione di loto, sa lo yoga? E poi mi dice quanto può portare subito. Da Piotti alle 13, primo versamento. Pronto? Pronto? Signori? Signorina? Certo che ho fretta, se no non starei a telefonare, andrei a piedi. Qui studio del signor Wolf, parla del suo assistente. Chi è? Arci. Tutto bene, da Piotti alle 13. Vuole che lo raggiunga, bisognerà preparare. Sì, intanto dorma. Venga, faccia quello che vuole, ma barrichi la porta. Stai in pena per me. Non faccia lo spiritoso, se quello ci crede, ragiona di più perché uccide anche lei. Le dispiacerebbe. Senta, se quando arriva Saul non trova la porta barricata, lei può considerarsi licenziato davvero. Naturalmente, dalle 14. Ultimo controllo, 1, 2, 3, 4. Pronto, Saul. Ultimo controllo, 1, 2, 3, 4. Altro vino a freddo, in caso di bisogno non deve vedere doppio. Non ho fame. Il vino è buono? Non bevo vino. Giusto. Un assassino deve avere i riflessi pronti, calma. Prima regola non farsi notare, quanto ha portato. Immagino che sia inutile tentare di convincerla che sta sbagliando tutto. Sì, infatti è perfettamente inutile. Ma lei può sempre telefonare alla polizia, laggiù c'è un telefono. Può denunciarmi come ricattatore. No. No, per ora no. Nei limiti del possibile non voglio scandali. Beh, non sarà facile perché vedi, oltre alla polizia ci sono anche i giornali. Se l'immagina lei una prima pagina, il dottor Avery, medico personale di Anna Blount. Lasci stare Anna. Lei non c'entra e non deve essere nemmeno nominata. È stato visto entrare ed uscire dalla casa dell'avvocato Calmus all'ora del delitto.
Sta sbagliando tutto. E in questa maniera non avrà neanche un quattrino. Ma allora, non abbiamo altro da dirci. No, no. No. Mi dia la sua parola che Anna non sarà nominata in nessun modo. La parola di un ricattatore a un assassino. Ecco, sono $10,000 per pagare il silenzio su Anna, nient'altro. Non posso. Vede, se io accettassi di non parlare di Anna Blount, non potrei spiegare il momento del suo delitto. E soprattutto non potrei incassare gli altri $90,000 che lei mi verserà. Che lei mi verserà. Ma io non ho ucciso l'avvocato Calmus. Però è stato a casa sua. Ma Anna non deve saperlo. Dunque, è stato a casa sua. Cos'è stata, una disputa fra innamorati? Non le conviene continuare su questo tono, sa? È già giusto. Non c'è due senza tre. Morto più, morto meno. La sedia è una sola. Dichiaro a tutti gli effetti di non aver visto entrare il dottor Avery in casa dell'avvocato Calmus il giorno... Su, avanti. Firmi. Avrà altri $20,000 dopo. Signor Piotti? Ottimi gli spaghetti e ottimo anche il vino. Tenga pure il resto. Com'è la sua memoria, signor Piotti? Come gli spaghetti e il vino. Ottima. Allora guardi bene questo signore. Potrebbe riconoscerlo se dovesse testimoniare che l'ha visto qui con me. Altro che. Grazie, signore. Bene, andiamo a sentire cosa ne pensa il signor Wolf. Cosa c'entra Wolf? Ho una brutta sorpresa per lei, dottor Avery. Vede, io non sono stato affatto licenziato. In questo momento sto soltanto recitando una specie di romanzetto sceneggiato dal signor Wolf. Però posso anticiparle la conclusione. Wolf non si accontenterà di $30,000. Andiamo. Se lei viene con me, pagherà qualche cosa, ma potrà cavarsela. Se no, si fermi al primo grattacielo e si butti dalla terrazza. Il dottor Avery e il signor Goodwin sono nello studio, monsieur. Che aspettino. No. Maledizione. Vado, vado. Spiegherà adesso. Taccia lei. Dunque? Come previsto. Offre 20,000 più 10 per una firmetta qua sotto. Le sarà difficile dimostrare che è stata scritta da me o trovare la macchina che l'ha battuta. Vedremo. Ora mi dica perché. L'amore. Teme di perderla. Cretino. Avanti. Sono arrivati, monsieur. Cos'altro potrebbe essere se non una passione morbosa? Sul piano professionale, come medico e come delinquente, lei si è dimostrato intelligentissimo. Poi ha sbagliato tutto. Perché? Glielo dico io. Per la bassezza dei motivi.
ho l'esperienza del critico. Quest'ipotesi del delitto per amore lei ha cercato di insinuarla per ogni evenienza. Siamo pronti. Tenga conto che questo è stato possibile perché Piotti ha con me un grosso debito di riconoscenza. Beh, signor Brenner, vada. Vada, vada. Prego. Ascolti. Spaghetti? Non ho fame. Il vino è buono? Non bevo vino. È vero. A un assassino servono riflessi pronti, calma. Regola prima non farsi notare quanto ha portato. La perfezione di questi mezzi. Provi a portarla come prova alla polizia. Io non lavoro per la polizia. Io lavoro per la famiglia Blount e credo che mi pagheranno volentieri l'onorario. Mi dia il nastro. Voglio il nastro. Me lo dia. Io le offro $100,000. Io valgo molto di più. Quanto? Non basterebbe tutto il bilancio degli Stati Uniti. Quando la famiglia Blount è qui riunita ascolterà questo nastro, sarò un uomo felice. Portatelo fuori, sul marciapiede. No, sì. Spettacolo disgustoso. Io non lavoro per la polizia, lavoro per la famiglia Blount e credo che mi pagheranno volentieri l'onorario. Mi dia il nastro. Voglio il nastro. Me lo dia. Io le offro $100,000. Valgo molto di più. Quanto? Non basterebbe il bilancio degli Stati Uniti. Va bene così. Può bastare, fermate pure. E così l'avete lasciato andare via, eh? Sono Kramer. Cercate e portate subito nel mio ufficio il dottor Avery. Ah sì, il caso Blount, sveglia! Ed ora noi. Dica tutto. Premessa, chiedo scusa alla mia intelligenza, ma ci è voluta la morte di Calmus per chiarire molte cose. Ma le lamento che Calmus si è quasi ammazzato da sé. Per aver voluto agire da solo, ritardando così il mio intervento sostanziale. Cerchi di essere più chiaro. Beh, io, per esempio, ad Avery ero giunto assai presto. Ecco, lo vede quando io le dico che lei mi nasconde le prove? Ma lei non accetta le prove psicologiche, mi avrebbe riso in faccia. Io invece ero convinto che quella era la strada giusta. Quale strada? La partita, anzi, le partite di Avery. Gli scacchi? Avery, scelto dal circolo come principale avversario di Geraint, aveva cominciato a giocare come un bambino ubriaco. E lei come lo sa? Esistono le prove scritte, le partite appuntate, ma questo glielo spiegherò poi. Avery non stava affatto pensando le proprie mosse, perché stava in agguato. Insomma, sapeva che Geraint si sarebbe sentito male. Appunto. E come lo sapeva? Beh, questo non posso dirglielo. Signor Goodwin, che genere di impegno ha preso con il signor Blount a questo proposito? Totale. È un impegno d'onore. Mi licenzio se non viene rispettato. Lei capisce, io non posso perdere Goodwin. Se la vede lei con Blount, se vuole uscire parlerà. Quello che non riesco a capire... Avery non era il tipo da lasciarsi incastrare da una registrazione fatta in un ristorante, eppure voi ci siete riusciti. Ah, direi di sì. Egli sa benissimo che le nostre prove, la stessa registrazione, non hanno peso giuridico definitivo. Ma quello che lui voleva evitare... Quello per cui mi offriva $100,000 non era il processo, che forse comunque vincerà. La verità è che voleva togliersi Blount di torno. E perché? Perché gli impediva di presentarsi come candidato alle amministrative di New York. Blount conosceva il passato di Avery, anni fa, in una clinica molto, come dire, molto fuori legge.
Studio Nero Wolf, parla Archie Goodwin. Sì, è qui. Ve lo passo. Sono Kramer. Eh? Sì, sì, bene. Avery è scappato. Hanno identificato la sua macchina e la stanno inseguendo. Va verso l'aeroporto. Vengo anch'io, ispettore. Centrale, concentrarsi al nord per inseguimento auto chiara già segnalata. Qui centrale. Ricevuto. Confermato percorso, fatto. Confermato percorso, fatto. Centrale chiama elicottero 15. Elicottero 15 in ascolto, fatto. Elicottero 22 chiama centrale. 12 chiama con urgenza, segnalata presenza auto-investigatore Archie Goodwin. Auto 1912 chiede istruzioni. Avvistata auto chiara segnalata, passo. Continuare inseguimento. Concentrarsi zona operazioni elicotteri. Concentrarsi zona operazioni elicotteri. Concentrarsi zona operazioni elicotteri. L'auto segnalata ha cambiato direzione, va verso ovest. L'auto segnalata ha cambiato direzione, va verso ovest. Qui 1912 continua il seguimento a Archie Goodwin, chiede istruzioni. Qui centrale, lasciatelo perdere. Qui centrale. A tutte le auto, dirigersi in zona 15B nord-ovest. A tutte le auto, dirigersi in zona 15B nord-ovest. Le auto dirigersi in zona 15B nord-ovest. 1835 ricevuto base. L'auto segnalata ha lasciato la strada 153. Ricoperta dagli alberi, ci ha notato. Accelera, accelera. Thank you.
Pronto? Signor Wolf? Guidava come un pazzo. L'automobile si è rovesciata. E è morto. Beh, mi dispiace, io gli avevo detto di buttarsi da un grattacielo. È stato un incidente. Stia tranquillo. Va bene che si è trattato di un incidente, però io gli avevo detto di buttarsi da un grattacielo. È una questione di sfumature, capisci? Certo, lo capisco. Comunque abbiamo un grosso debito con lei. Io devo ringraziarla a nome di Nero Wolf, però voglio farlo a modo mio. Vuole venire a teatro con me questa sera?